laurea magistrale in fisica della materia presso il laboratorio di laser processing. L'obiettivo principale della tesi è lo studio del germanio iperdrogato, ottenuto tramite una deposizione per sputtering del drogante seguita da irraggiamento con impulsi laser. Cos'è un drogante? Un drogante è un elemento che una volta inserito all'interno del reticolo cristallino del semiconduttore, in questo caso germanio, ne modifica le proprietà elettroniche e ottiche. Ad esempio, ne aumenta la conducibilità elettrica. L'iperdrogaggio invece consiste nell'introdurre il drogante a concentrazioni elevatissime, ben al di sopra del limite di solubilità di equilibrio, ed è di interesse per molte applicazioni, dalla nanoelettronica ai computer quantistici. Questo nel nostro laboratorio si ottiene grazie a impulsi laser che liquefano la superficie in tempi brevissimi, dell'ordine di nanosecondi. Il laboratorio del laser è perfetto per questo tipo di esperimenti e non solo. È una strumentazione all'avanguardia, è quindi complesso, ma allo stesso tempo è intuitivo e facile da usare. Buongiorno, sono Alessandro Tonon. Il mio lavoro di tesi triennale si è inserito nell'ambito di ricerca dello sviluppo di celle fotovoltaiche basate su materiali semiconduttori. In particolare, nel laboratorio di laser processing è stato possibile realizzare drogaggi superficiali di campioni di silicio policristallino depositato su silicio cristallino, nell'ottica di un aumento dell'efficienza di celle fotovoltaiche che sfruttino questo genere di materiali. I processi laser potrebbero risultare rivoluzionari in quanto permettono di effettuare questi processi di drogaggio in modo estremamente ben confinato, garantendo difatti l'integrità degli strati più profondi. Personalmente ho potuto partecipare a questi processi di drogaggio e ad altre fasi degli esperimenti ed in prima persona ho potuto eseguire la caratterizzazione dei campioni sia da un punto di vista elettrico che da un punto di vista della morfologia superficiale. Materiali per la nanoelettronica, per i futuri circuiti integrati, materiali per l'informazione quantistica, materiali per il fotovoltaico, per la fusione termonucleare, per la ricerca in fisica nucleare, materiali addirittura per la purificazione dell'acqua, solo per citare alcune delle tematiche in cui siamo coinvolti con questo laboratorio. Direi che forse non esiste tecnica di processing, ovvero tecnica per modificare i materiali, più versatile di questa. Ma dove sta la sua particolarità? Allora, questa tecnica consente di modificare i materiali in maniera estremamente confinata sia nel tempo che nello spazio. Allora, confinata nel tempo perché il laser emette impulsi molto brevi, dell'ordine di nanosecondi, quindi i processi sono rapidissimi. Confinata nello spazio perché il laser emette nell'ultravioletto e la radiazione ultravioletta per molti materiali viene assorbita nei primissimi nanometri sotto la superficie, quindi processi rapidissimi e estremamente confinati. Questa particolarità consente di realizzare materiali nuovi, materiali con proprietà innovative che non solo non esistono in natura, ma non sono neanche ottenibili con altre tecniche di laboratorio. Questo progetto nasce esattamente 2 anni fa, nel febbraio 2019, nell'ambito di un progetto finanziato dal nostro Ateneo per realizzare infrastrutture strategiche di ricerca. Coinvolge ben 5 dipartimenti dell'università e altri 3 enti di ricerca del nostro territorio, con l'obiettivo di realizzare ricerca di frontiera in ambito fortemente multidisciplinare. Attualmente siamo coinvolti con questo laboratorio in 2 grossi progetti. Il primo finanziato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per realizzare detector al germanio innovativi per rivelare raggi gamma. Il secondo progetto è finanziato dalla comunità europea, si chiama Ascent Plus, e raccoglie un ampio consorzio in ambito europeo per garantire accesso a strumentazione avanzata e svolgere ricerca nel campo della nanoelettronica.